All'interno del nostro magazine in evidenza l'hockey su ghiaccio, delusione tutto sommato contenuta in casa Renault per il mancato passaggio del turno in Continental Cup a conclusione del girone di semifinale disputato nel fine settimana a Collalbo. Una vittoria, una sconfitta ai rigori e una partita persa nei 60 minuti. Percorso non proprio netto per il Renon nel girone di semifinale della Continental Cup ospitato nel fine settimana a Collalbo. Borgatello e i soci intendevano raggiungere un risultato che sarebbe stato storico per l'altopiano. Purtroppo però, dopo aver vinto il primo incontro con i danesi del Learning, si sono complicati la vita perdendo sabato ai penalty con i tedeschi del Bremerhaven che hanno passato il turno assieme al team kazako del Pavlodar. Nel terzo e ultimo incontro, che comunque sarebbe potuto risultare decisivo e a cui si riferiscono le immagini, il Renon ha perso proprio contro i kazaki con un secco 4-0. Tre le reti subite nel primo tempo ed è stata proprio la prima frazione a segnare l'andamento dell'intero match, perché poi i Rittner Buom non si sono più ripresi, subendo addirittura la quarta marcatura avversaria nel drittel centrale. Continental Cup che dunque per il Renon va in archivio con un po' di delusione, ma come dicevamo tutto sommato limitata, anzi forse prevale la soddisfazione. Diciamo che è stato un buon torneo, abbiamo cominciato bene, abbiamo giocato benissimo la prima partita, abbiamo giocato anche bene la seconda partita che ci è costata molta energia perché abbiamo fatto un secondo e un terzo tempo ad alto livello e oggi mancavano un po' le forze che però si deve dire che questa squadra ha un buonissimo livello. La Continental Cup ha comunque rappresentato un ottimo test per il Renon che si è confrontato con squadre attrezzate e molto esperte e forse proprio il fattore esperienza è quello che ha inciso maggiormente. Abbiamo una squadra giovane, abbiamo alcuni giocatori che sono usciti dalla Juniores e a giocare a questi livelli devi avere quel pizzico di esperienza nei momenti importanti. Loro le hanno avute, le poche occasioni, diciamo nel senso gli abbiamo lasciato dei turnovers troppo leggeri e questi a questo livello non ti perdonano niente. Ed ora un attimo di pausa, poi di nuovo in studio per parlare di sport. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Pancetta affumicata Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Nel prossimo servizio ci occupiamo di calcio, Lega Pro Prima Divisione, area di festa in casa FC Südtirol. Ieri i biancorossi sono riusciti ad espugnare il Vanni Sanna vincendo 1-0. Torres KO al 93esimo minuto del secondo tempo grazie ad un gran gol di Branca. Con un gol capolavoro al 93esimo minuto, Branca è riuscito a regalare ai suoi compagni una vittoria quasi insperata contro la Torres. Si tratta del secondo successo targato Adolfo Sormani, che come noto è subentrato due settimane fa all'ex tecnico Claudio Rastelli. Un successo, quello di ieri, che vale doppio poiché ottenuto in trasferta. L'ultima vittoria esterna dei biancorossi risale a 2 mesi e mezzo fa. Dopo la 14esima giornata di Lega Pro sono 19 i punti in classifica dell'Alto Adige e 8 punti di distacco dalla capolista Pavia. Partita viva sin dalle prime battute con i padroni di casa che si fanno subito pericolosi con Infantino. Pronta la replica degli ospiti che con il passare dei minuti si fanno sempre più incisivi anche se il gol del vantaggio non arriva. Bene in mezzo al campo i movimenti di Branca e Fischnaller, anche se l'ultima vera azione della prima frazione è di Marca Sarda quando Melgrati non si fa sorprendere su un tiro di Foglia. Il secondo tempo si apre ancora con una giocata di Infantino che tenta di segnare, ma ancora una volta Melgrati è bravo a parare. È reattivo il Südtirol, Fischnaller va al tiro, ma l'estremo difensore sardo para. Il tecnico biancorosso a quel punto opta per due sostituzioni, campo per Mizzitelli e Chinellato al posto di Lendrich, con l'intenzione di consegnare alla squadra una certa vivacità in avanti. Nonostante i cambi, è la Torres a farsi pericolosa in zona Cesarini quando Baraglie regala l'illusione dei gol ai suoi tifosi. Ma la beffa per i padroni di casa arriva quando meno te l'aspetti. Al 93esimo minuto Branca si inventa dalla distanza un gran tiro che consegna il gol della vittoria al Südtirol.
Festa grande in casa FC, due vittorie che sono di buon auspicio per il futuro. Sabato alla Druso arriva il fanalino di coda Pordenone. E dalle immagini della vittoria dell'Alto Adige passiamo alle previsioni del tempo. Domani al mattino in Valpusteria e in Val di Ture saranno ancora presenti banchi di nebbia, poi tempo prevalentemente soleggiato, nel pomeriggio da sud possibile transito di nubi. I valori previsti: Silandro 1,10, Merano 2,13, Bolzano 3,13, Vipiteno meno 3,8, Bressanone 1,11, Brunico meno 1,8. Nei prossimi giorni l'influsso dell'alta pressione tenderà a diminuire, le correnti tenderanno a disporsi da sud-ovest. Nella giornata di mercoledì la nuvolosità sarà in aumento ma non si prevedono precipitazioni. Anche giovedì e venerdì la nuvolosità sarà intensa con la possibilità di qualche rovescio. Sabato cielo variabilmente nuvoloso con qualche tratto soleggiato. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it, il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate 7 giorni su 7. In regia ha curato la parte tecnica Paolo Goldin. Vi ricordo inoltre che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle ore 6:40 con la rassegna stampa curata come sempre da Matteo Donagrandi. È veramente tutto. Vi ringrazio come sempre della cortesa attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano.